The Poultry Shears, la squadra in silenzio stampa, parlate voi almeno, diteci qualcosa, che succede? Che succede nello spogliatoio? Beh, diciamo, questa è una forma di protesta dopo le serie sconfitte che purtroppo si è capitato. L'altra volta siamo venuti io e Marco Barraco, che oggi purtroppo ha potuto giocare però ha preso polmonite. E oggi io e Santi, che non abbiamo giocato, io perché c'è rotto. C'è capitato anche un calendario molto difficile, tre squadre forti una presso all'altra. Ora speriamo che il nostro campionato inizi sabato prossimo con la Franciscaner di Scalia, che vogliamo battere. Addirittura. Vi sbilanciate così? Esattamente. D'altronde, le prestazioni che abbiamo fatto per un tempo con i Gladiator, per quasi tutta la partita con i Bubble, in parte questa, anche se non è stata totalmente convincente, ci spingono ad andare avanti. Speriamo. La prossima partita magari i nostri attaccanti siano un po' più in vena, i difensori un po' perché più attenti. Perché non giochiamo neanche male, però ci sono quei 10 minuti magari quando ci prendiamo, che prendiamo 4 gol uno dopo l'altro e chiudono la partita i nostri avversari, come oggi. Oggi c'è qualcuno da salvare nella vostra squadra? Ma la squadra non ha giocato male, abbiamo sbagliato un po' di gol davanti, abbiamo fatto molti errori in difesa. Governare l'ha fatta la tribuna? No, Governare purtroppo è rimasta a 2 gol. Però ha giocato bene. Ha giocato bene, sì. Diciamo, ha giocato pure molto bene Mario, il portiere. Ha fatto un errore, però ci sta, non l'hanno parato però sua. Poi ha parato in maniera egregia. Anzi, ha parato bene. Proprio... Niente, speriamo che sia una cosa momentanea. Lo spero per voi, ragazzi, perché ho il piacere di rintervistare Pignatone come vecchi tempi. No, ma vedrai che già... Ciao. Ragazzi. Data un po' si calma e torna quello che conosciamo. Va bene, ragazzi, ci vediamo sabato prossimo. Ciao, Manuel. Ciao. Dimenticata subito il pareggio con i Bayern e con una gran bella vittoria ritornate nei piani alti. Bella vittoria, però sofferta, mamma mia, è stato tremendo. La sfiga... Siamo stati pure in 5, come al solito giochiamo sempre in 5, però da grande squadra manteniamo sempre il risultato. Sì, siamo riusciti a vincere, lui ha fatto 5 gol, quindi rientra. Albanese, bentornato, finalmente ti vediamo giocare. No, vabbè, quando io ho detto, quando manca la spada io a disposizione della squadra. Speriamo che manchi più buono, non sto scherzando. Io la manco la spada. La spada manca. No, non c'entra niente, ragazzi. Quando c'è da giocare, vengo a giocare. Non ci metto. Oggi ne fai 5, ne faccio 5. Vi voglio stuzzicare, la squadra non gioca meglio con l'albanese? Oppure. Non comment. Oppure la non lo so. La squadra gioca meglio con l'albanese. No, scusa, volevo dire, dico la squadra, ho detto, non la spada. Sì, la squadra secondo me gioca meglio con l'albanese. Anzi, io mi trovo molto meglio con lui perché lui fa la punta e io gioco dietro. No, cosa spada... diretta alla spada adesso? Senza dubbio. Cambia il discorso che, per quanto ho capito, io sono l'unica punta della squadra, perché poi Lorenzo e Daniele sono tipo anche dietro le punte. Quindi mancando io, diciamo che manca quel pizzico di velocità sotto porta. Ora dico io, noi facciamo l'intervista dietro Sassano, che fa infatti, tipo gesti. Disturba. Migliore in campo sicuramente tu, Albanese. Migliore in campo Gugliaro, ha fatto una prestazione splendida. Veramente tutto campo oggi, grinta a volontà come non mai, ha corso. No. Albanese invece che sputa sangue a giocare, Albanese, corre, fa 5 gol, corre, fatto campo. 5 gol, però niente di che, certo, senza la Gugliaro oggi non si vince. Ma se manco io ci devo 5 gol, quanto finisce? Vabbè, ma io sono d'accordo. 4-3 per i De Poultry. Sono d'accordo con Lorenzino. A parte, sì, abbiamo giocato la nostra partita. Sempre soffrendo, però alla fine sono venuti 3 punti, 3,2. Grazie a loro che hanno tenuto fino alla fine. Senza dubbio. Prossimo turno US Hilliard, i fantasmi dei Divinci Club. Esatto. Abbiamo un continuo in sospeso, No, quelli si chiamano Divini. Però dico, hanno preso il posto dei Divini. Sì, sì. No, vabbè, ce l'ho già. Corretto, te lo dico, se retrocedete vi prendo a legnate. Lo dico e lo faccio. Diciamo le solite frasi che si dicono, ce la giochiamo come ogni partita, noi vogliamo vincere, puntiamo al campionato. No vabbè, senza dubbio sì, ogni partita noi puntiamo sempre alla vittoria e poi alla fine decide il campo, lasciando stare chi è favorito. Vabbè, comunque sta durando un'ora sta intervista, vabbè dai. Ciao mamma! No dai, che c'è freddo ragazzi. Ci vediamo sabato ragazzi. Ok dai, buona serata. Ciao.